Salve a tutti ragazzi, qua è Lassio e oggi ci troviamo in questo video su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jump. Oggi si è il 7, anche l'anniversario del Global, infatti vi aspetto oggi pomeriggio, link in descrizione per andare a provare un pochettino il nuovissimo anniversario, i nuovi eventi che hanno messo, le nuove mission. Mi raccomando, link in descrizione, oggi pomeriggio ci vediamo live su Dokkan Global. Oggi invece ci troviamo qui perché? Perché è uscita la seconda parte del Tanabata, diciamo il secondo banner del Tanabata. Infatti vi faccio andare a vedere subitissimo. Come vediamo è lo stesso banner tra virgolette, solo che vengono aggiunte LR anni. Adesso vi faccio vedere il banner così vediamo anche un pochettino le differenze dell'altro. Dovrebbero essere aggiunti un bel po' di personaggi, a parte i soliti, poi ci sono le LR anni che sono il primo premio, diciamo. E poi hanno aggiunto, rispetto all'altro banner sì, ci sta un bel po' di roba adesso, che devo dire comunque può essere interessante perché alcuni hanno ricevuto l'Ezza. Stop. Avrei sperato in Vegito Blue Tech lo stesso settiere, però visto che adesso sono usciti i loro Ezza, è uscito anche il loro banner, giustamente non andavano a mettere qua Tanabata. Tutto sommato il banner è buono, sì, il problema è che ci sono PG in retappo che fanno alcuni cagare proprio, tipo c'è Black Fisico, visto che c'è GL che oramai proprio vecchio. Per il resto, signori, ci faremo giusto un giro scontato, tra virgolette, ovvero ci facciamo le tre multi più la multi free. E sperando che mi possa dare qualche copia dell'Elreanni oppure la Bili di per Vegeta e Trunks, che schifo non mi farebbe. Poi mi farebbe anche comodo trovare il Rare Summon di Black Goku, perché mi servirebbe per fare la Corroded Body and Mind, la missione LG che ancora non ho finito. Mi mancano i personaggi, quindi col Black mi farebbe anche comodo perché va in combo con Rosa STR che ha ricevuto l'Ezza. Quindi se lo dovessi trovare sarebbe tanta roba. Per il resto puntiamo l'Elreanni, la nuova LR, che già avevo trovato, vi ricordo che se non avete visto troverete qui nelle schede, se mi ricordo, il video, lo scorso video dove abbiamo pullato su Vegeta e Trunks su questo banner. E adesso si spera di sculare, spero di trovare o una delle LR anni, o Vegeta Trunks o le Red Summon, sono quelli che cerco di trovare in queste quattro multe. Quindi signori, non perdiamoci in chiacchiere, durano due giorni, più o meno, durano in realtà tre giorni le multi free, quindi se volete provare a fare qualcosina e vi servono le LR anni, non avete i coin, io un giro ve lo consiglio di fare, anche perché ci sono tutte e due delle LR anni nello stesso banner, quindi credo che le percentuali possano essere aumentate, però c'è anche merda. Quindi dipende un pochettino dalle vostre stone che avete. I KK sono molto vicini, quindi mi raccomando, non cercate di sprecarle troppe. Se ne avete un bel po', un giro lo potete anche fare se non avete le LR anni. Se invece ne avete già tutte e due, anche solo una delle due, potete anche skippare. Stanno nel Baba Shop, quindi al massimo le prendete con i coin rossi. Se non avete quelli, ripeto, pullate, fate al massimo un giro proprio. Perché, ripeto, stiamo sotto KK e non si può mai sapere cosa esce nel frattempo. Quindi, non perdiamoci in chiacchiere. Prima multi, signore, prima multi. Spero di trovare qualcosina che vi può servire. Ti prego, gioco, fammi la grazia divina. Ciao, Otsu. Non mi fa la grazia divina. Sarà abbastanza difficile trovare qualcosa di buono, mi sa. Perché purtroppo i personaggi sono un bel po' nel banner. Di buoni saranno 5-6 massimo proprio. Che mi serve, in realtà mi serve un po' di tutto, perché non tutto è full hub. Ma se riesco a trovare l'unico personaggio, quei pochi personaggi che ho, full hub, sincero, è un troll assurdo. Vabbè, prima multi è abbastanza triste, nemmeno il banner per dire. Però mi piace questa cosa che hanno messo la multi free, perché ti invogliono a pullare, però allo stesso tempo te lo mettono in quel posto, perché giustamente stiamo sotto i KK quasi, mancano un paio di mesi, quant'è? E quindi è abbastanza sconsigliato. Però comunque apprezzo che comunque vogliono regalare roba ai player, anche perché sul Jump le multi free a parte l'anni non le metterò mai. Quindi mi pare che questa dovrebbe essere la prima volta che al Tanabata mettono la multi free, vabbè, insieme ai KK, le multi free sul Jump. Però al Tanabata mi pare che non l'hanno mai messo. Ora potrà essere che mi sbaglio io, fatemi sapere voi sotto nei commenti se vi ricordate diversamente. Signori, seconda multi, la prima è andata proprio in caciara, proprio una merda. Attenzione! Mister Satasu Majin Mo, se mi fa pure una bella Vegito Blue Animation, top. Vabbè, uguarità. Il problema è che, come vi ho detto, che ci sono tipo 15 personaggi in retap. È abbastanza difficile trovare qualcuno di buono, però comunque c'è la possibilità. Qui vediamo, potesse pure doppio, mi ha fatto pure long Kamehameha. Vediamo. Ecco, come vi ho detto, signori, giustamente, io vi ho detto prima, ci sono dei personaggi di merda tipo Black Fisico. Chi vado a trovare Black Fisico? Ma io comunque sono molto forte a cecchinare i personaggi di merda, eh. Sono numero uno sotto questo punto di vista. Cioè, tra tutti i personaggi che c'erano, qua tutto era meglio di Black Fisico. Ho trovato il peggiore. Va benissimo il gioco, va benissimo. Abbiamo iniziato col piede giusto. Perfetto.
Tra tutti i personaggi che c'erano, che vi potevano servire pure ad ability, Black Visor. Vabbè, non so che dire. Giustamente, tutta quell'animazione Mister Sarada sul Machine Bull che a me veniva per Black Fisico. Come vi ho detto, giro, questo banner è abbastanza scamma, però io vengo scammato comunque a livelli superiori proprio. Ultima multi con le stone e poi la multi free che ci regalerà grosse soddisfazioni. Sicuramente 18 piccolo, perfetto, questa si può anche skippare. Questa si può anche skippare, a meno che Goku non decidi di diventare Super Saiyan Blue, così. Vabbè. Super Saiyan 3, va bene, bella cacata. Grande dojo questo. Grandissimo dojo. 19, Drum, Gol. Niente, purtroppo a me il Tanabata mi ha dato gioia di inizio, non mi lamento, per carità, mi ha dato roba buona, ma... almeno un personaggio che poteva seguire pure il Samo di Black Goku che mi faceva comodo. Buona maghetta, buon'anima qua. Buon'anima maghetta. Signori, ultima multi, multi free e poi mi fermo perché giustamente pullare altre 150 stone non ha poco senso. Cioè, sono proprio stomputato. Io vendo già l'LRani, puntavo all'ability di più che altro. Però se il gioco non mi vuole dare nulla, purtroppo. Non ci posso fare niente. Ultima multi, gioco. Dammi un personaggio buono. Non ti chiedo tanto, buono. Perfetto, signori. No, anche questa multi è buona, una merda. Niente, purtroppo io ci ho provato e il gioco ha deciso di no. L'unico personaggio banner che ho trovato è Black Beast, per dire ci sono 15-20 personaggi banner, non ho manco contato. E ne ho trovato uno solo. Dai, yeah. Sono queste le volte che ci piacciono, signore. Cioè, manca di provare a rientrare nei rate del banner, no, 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 io nemmeno quello ho toccato. Ho trovato un Black Fisico, 350 star meglio spese della mia vita comunque, non vorrei dir, ma... tanta roba. Oh, bro, il Samurai che mi sa che faccio full. Wow, signori, le stone degli dei. Signori, io mi fermo qua. Adesso conserverò solo per i KK. Si andrà online i KK quando usciranno. Quindi io, signori, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere sotto nei commenti se avete toccato questo banner, che, come ho detto, vi sconsiglio. Oppure, non lo so, state conservando anche voi per i KK direttamente, o avete pullato comunque al banner precedente. Io, signori, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Signori, mi stavo dimenticando che io ho altra cosa da pullare. Io ho smesso anche di registrare tutto. Mi ero messo pure a far mastone e lezza nuovo di Black e cose di Vegito. Ma io mi sono dimenticato. A parte sti ticket, ma ho pure questi ticket. Quindi, sì, il video continua, pazzesco. Chissà quanta gente se ne sarà già andata a vedere e si starà perdendo questi grandissimi ticket che si ottengono tipo con farming, giornaliere, login, tipo... Poi quando arriverà pure su Global, signori, per chi gioca al Global, vedrà. Ah, però mi ero dimenticato, vi giuro, mi ero dimenticato. Ci iniziamo a fare questi ticket. Io ho completamente smesso, ho detto, vabbè, ho finito di pullare, stop. Ero andato a deprimermi in un angolino per la merda che ho trovato. E invece, devo dire che ho anche questi altri ticket, quindi mi vado a deprimere per ben due volte. Oltre alle stone anche i ticket, perfetto. Vabbè, qui non punto a trovare nulla anche perché già ho trovato un LR in singola in sti ticket, quindi diciamo che la mia fortuna in sti ticket è già finita da un pezzo, però, sai, sono gratis e che fai, non li pulli. E quindi li puliamo tutti insieme. E qualche cosa di carino che può darmi? LR, solo l'LR del Summon, anche no. Grazie, ma no. L'unica cosa per ricompensare la sfiga che ho avuto adesso è l'LR. Eh? Bella proprio, però non credo di beccare l'LR adesso, anche perché sarebbe un po' troppo forte come cosa. Non è da me, diciamo. Anche l'SSR, comunque, che non è scontata come cosa. L'SSR lo apprezzerei. Io comunque sto grondando di sudore, io non so voi come state messi, ma... senza ventilatore è invivibile. La situazione è invivibile. Un caldo atroce. Gohan Yancho, vabbè, niente. Non mi aspettavo nulla. Però mi aspetto qualcosina dei ticket che andrò a pullare adesso. Tipo un altro Black Fisico. Cavolo. Sarebbe tanta roba. Va benissimo sti ticket, purtroppo. Mi hanno scammato adesso. Va bene. Non possiamo avere tutto. Vai, facciamoci questi altri. Abbiamo una multi e 5 singole. Tanto indifferente. Multi o singole, tanto non c'è l'SSR garantito. Tiene, Golden piccolo, bella monnezza. Bella monnezza. Super Saiyan 3, ma è una gioia, da 7 ticket buttati in eccesso.
Oh, Goku Super Saiyan 3, pazzesco. Pazzesco, signori. Che qualità di SSR che abbiamo. Guarda lì, mamma mia. Un Goku fortissimo. Che sbocco. Goku c'ha Otsu. Ma l'SSR di qualità? Perché poi l'SSR l'abbiamo trovato. Però lo vorrei anche di qualità, se è possibile. Chiedo, chiedo soltanto. Zamasu. Mi sa di niente, proprio. Dai, nemmeno un banner per la sfiga che ha avuto con le stone. Dai, gioco. Quanta gente? Gon, 18. Però nulla di nulla. Però c'è un bel po' di gente. Mi fanno compagnia. 2, 3? Però con 4 di loro, 3 Super Saiyan 3 ci poteva stare, Signori, si sbanca qua. Qui solo qualità. Qua abbiamo solo SSR di qualità. Madonna. Va bene, signori. Va bene. Non dirò nulla. Potrei offendere il gioco. Cioè, tra Goku Super Saiyan 3 settiere e questa gira non so chi sia il peggiore. Sincero. 17, perfetto. Mi sa che questi Tigers sono andati a quel paese. Vabbè, però li avevo detto, vabbè, ma sai che faccio? Li aggiungo al video per il meme. Era meglio che mi facevi i cavoli miei. Adesso veramente mi vado a deprimere per ben due volte nell'angolino. Vai, l'ultimo ticket, il ticket degli dèi. Ma quale ticket degli dèi? Questo è il ticket di merda. Attenzione, Trunks, pazzesco, non si è dimenticato mai. Perfetto. E anche oggi il nostro l'abbiamo fatto, signori. È andata una merda anche oggi. Perfetto, pan, capolavoro. Signori, io stavolta vi abbandono, non ho più nient'altro da cullare, ho finito tutto e alla prossima.